Non è così? Ecco, posto. Vai. Ecco qua. Prendete posto. Non so se ha letto, 1483. Stato recente, ce l'ho scritto sulla schiena, per forza. E perché anche un uomo che ama i cavalli. E quindi chi meglio di lui può capire che cosa stiamo facendo, che cosa sta facendo Roberto Bruni, che è un pazzo scatenato, vi assicuro, io lo conosco ormai da un giovanotto di 17 anni, che si chiamava Marin Sanuto, ha scritto giorno per giorno, seguendo per 6 mesi, 3 giudici della Serenissima e un corteggio di 5 avvocati e poi altra gente, un corteo di cavalieri. Quindi il Gran Consiglio istituisce una magistratura, un difensore civico si direbbe in questo momento, con la grande differenza che quella funzionava. No? Tre giorni. Arrivavano in un posto e in 3 giorni prendevano le denunce, istruivano la causa e facevano la causa. E ogni... No? Però, questa maniera, però, fuori dallo schermo, dalla battuta, modesta. Un territorio meraviglioso, pieno di storia, tanta storia, tanta storia. E questa storia è un richiamo per un numero incredibile di persone che amano un turismo lento, non solo a cavallo, anche a piedi. Durello, Durello vuol dire Lessinia, Monti Lessini. Non tutti sanno che ad esempio lì c'è l'albero dove Freud si metteva sotto quell'albero, penso sia una cosa, qualcosa del genere, e li scriveva, faceva Sigmund Freud. L'altro per noi rappresenta una delle nuove ipovie, perché diciamolo fino in fondo, sulle quali riuscire ad investire, ipovie ed equiturismo in generale, che vi do solo una dimensione, il mondo dei cavalli in Italia vale circa 350.000 soggetti allevati, con 50.000 addetti e un fatturato di 10 miliardi di euro. L'equiturismo vale quasi 7 miliardi di euro da solo. Faremo il nuovo pezzo un giorno. A cavallo ci abbiamo anche il presidente che scrive di questo territorio con grande dolcezza, con grande affetto, con grande attenzione. Grazie mille. Un bellissimo libro e questo itinerario, secondo me, noi abbiamo un sogno che nel 2015, in occasione dell'Expo, dai territori che si parla in questo libro, facendo degli itinerari, ha fatto amare l'agricoltura agli italiani che vivevano nei palazzi, nelle città, e ha portato l'agricoltura nelle case, bisogna dirlo. Quello che stiamo cercando di fare è ancora un po' più difficile, perché per poi percorrere degli itinerari ci vogliono delle carte, ci vuole una fotografia, ci vogliono dei sistemi specifici. Di girare sul territorio antico con un GPS e vedete, poi sarà fatta una piccola minima dimostrazione, una piattaforma che venga poi distribuita completamente a titolo gratuito sul web. È importante usare la tecnologia, come mi rifaccio una scritta che c'è da quella parte, a servizio della tradizione. È giusto che gli elementi cartografici vengono riportati, storici, vengono riportati all'uso quotidiano. E a diventare un'altra piccola, grande storia che caratterizza la nostra regione, che è fatta di piccoli distretti in cui tutti fanno le scarpe, tutti fanno le sedie, le borde. La fortuna del Veneto è che vi perdereste un sacco di cose, oltre che a rovinarvi gli ammortizzatori e le marmitte. Torniamo a bomba sul... ma neanche il botto. Neanche il botto. Insomma, io non lo faccio. Allora, porta bene il Durello. Però siete veramente fortunati. Crostino, Durello. Poi, dopo questo... Chi di voi avrà la voglia di provare a percorrere questo itinerario, si prende il libro, ne faccia un pezzettino, come ho consigliato il pezzo. Non è un libro da leggere, è un libro da vivere. Ti prendi una paginetta, 2, 3, prendi la macchina, la bicicletta o vai a cavallo e te ne fai un pezzettino per volta. Quindi un libro da vivere.